Per fare un commento e una sintesi della giornata di ieri abbiamo con noi Marco Guidi. Marco, buongiorno. 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 Dunque, buongiorno. Tu pensavi di aver visto più o meno tutto e invece pensa che potrebbe il meglio ancora venire, Marco? Esatto. Beh, per il momento siamo andati a fanculo, poi la prossima volta si fileranno le dita negli occhi. Però sai, allora, la cosa che veramente questa mattina mi diverte, perché ormai noi la prendiamo così come commentatori, leggiamo, leggiamo quello che accade, le opinioni le facciamo fare agli altri. Senti il titolo di Libero: Rissa a Montecitorio, 9 colonne, Fini perde la testa. Questa a me mi sembra una roba, per me è il massimo. Libero ormai è un giornale surreale, no? Sì. Una volta su due attacca Fini, anche se non so, piove, Fini si deve dimettere. C'è la siccità, Fini si deve dimettere. La centrale atomica giapponese esplode, è colpa di Fini. Perciò Libero, direi che i lettori di Libero sarebbero da studiare. Sì, è fantastico, questo è vero. Ecco, chi compra adesso, per carità, ognuno può fare e deve fare ciò che è. Però rapportare la realtà a questo titolo a 9 colonne, Fini perde la testa dopo i fatti di ieri, non lo so, è un po' stridente. Vabbè, Marco, dunque allora, da dove partiamo per quanto riguarda la giornata? Partiamo dalla missione di Berlusconi a Lampedusa, no? Sì, certo. Il quale è dovuto andare lì per tamponare le inefficienze totali del suo ministro degli interni e della protezione civile. Perché io vorrei dire una cosa anche ai nostri ascoltatori. Sì. Dice, ma ci sono 6.000 persone. 6.000 persone sono il pubblico di uno stadio di Serie C quando va bene. Uh-huh. Allora che l'Italia lasci lì quasi un mese, prima 100, poi 500, poi 1.000, poi 3.000 persone, 6.000 persone. Capite che se fossero distribuite in tutte le 20 regioni italiane sarebbero praticamente 300 persone a regione. Ininfluente, cioè ininfluente. È un paese ridicolo come ormai è il nostro, inefficiente, incapace, solo fatto di parole, di pensi mi, di queste stronzate, può impallidire e lasciare 6.000 persone all'addiaccio e anche i poveri lampedusani a risolversela da sola. Bene, dicevo, è iniziato con il grande Berlusca che, come all'Aquila, che pensi mi, poi dopo si è visto, a parte quelli pagati, figuranti pagati per inventarsi una situazione come qualcuno ha visto, io non guardo mai la trasmissione diritta dalla Chiesa perché sono mica matto, ma chi l'ha guardata si deve essere dato una bella divertita. Era la grande Berlusca, dopo il predellino romano e milanese, ecco che il predellino lampedusano ha anche comprato una villa, pensa che sacrificio, povero figliolo, eccetera eccetera. E invece la russa gli rovina tutto dando fuori Di Matto, perché qualcuno gli ha tirato qualche monetina da un centesimo a lui e a quella che si spaccia per la Santanchè, perché non è la Santanchè, visto che la Santanchè non avrebbe neanche quello di cognome, ma lasciamo perdere. E poi va dentro, comincia a dar fuori Di Matto, e quando il presidente Fini, con molta gentilezza devo dire, lo invita a moderarsi, gli fa prima il gesto dell'ombrello, il mitico gesto che Chinaglia fece al povero Valcareggi ai mondiali in Germania, e poi lo manda a fanculo. Ora, questo ha mandato in bestia Berlusca, perché tutta la sceneggiatura era per avere oggi i titoli di giornali. Berlusconi va, risolve in 60 ore, in 48 ore, in 27 ore, più, non pagherete le tasse, avrete vantaggi, vi apro un casino, vi apro un casino, insomma tutto qua, e questo demente gli rovina tutto. Peraltro poi, infatti, mi dicono che all'interno del PDL quelli più pensanti sono fuori dalla grazia di Dio, perché la russa poteva evitarsi questo. Solo che la russa ha un difetto, cioè? Rimane un caratteriale fin da quando era un giovane picchiatore nero. Ha il suo carattere, prevale sulla sua intelligenza, i suoi nervi prevalgono sulla sua ragione, e quando ti lasci accecare, vedi rosso, non credo che veda nero, vede sempre rosso, eccetera, lui carica come un toro. Sì. Si dice sempre che Gasparri è forse il meno dotato intellettualmente di quella banda. Alla fine la russa mi ricorda, sapete chi mi ricorda la russa? Mario Balotelli. Mario Balotelli. Le intemperanze a pallone, ma ricordando una immortale frase di Dago Spia, che i lettori mi scuseranno se cito testualmente, aperte le virgolette, non è negro, è stronzo, chiuse le virgolette. No.
No, ma questo l'ha detto Dagospia, però mica lo dici tu, Marco. In effetti, ecco, anche la Russia, come Balotelli, quando il gioco lo prende, entra a piedi pari, a piedi uniti, butta via la maglietta, tira le freccette, fa le cose così. Poi mi dicono i giornali che nel pomeriggio abbia telefonato a Fini per scusarsi, e Fini gli abbia fatto osservare, dice: ma non devi scusarti con me, devi scusarti con le istituzioni, perché mandare a fanculo il Presidente della Camera non va bene. Ovviamente, ovviamente. Poi non è nuova questa intemperanza. Soprattutto è un... non dovrebbe essere un campo da calcio. Insomma. No, soprattutto non è un comportamento da Ministro della Difesa in un momento del genere. Ma lui non è il Ministro della Difesa, lui è il Ministro dell'Attacco. Ragazzi. È il Ministro dell'Attacco. Ora, non è nuovo e non saranno neanche le ultime, credo che sia il meno idoneo poi peraltro, no? A questo dicastero, Marco? Cioè tutti abbiamo il desiderio di giocare ai soldatini, noi maschietti. Finalmente la Russia può giocare ai soldatini. Ecco perché il meno idoneo, no? Nel senso che ci vuole una persona lucida, fredda, uno che no o no? Beh sì, ci vorrebbe. Ci vorrebbe. Ecco. Tornando invece alla vicenda in sé, a parte che Mantovano, voglio dire, si è dimesso, ma lo sapete tutti, amici ascoltatori, si è dimesso nella serata di ieri in disaccordo con la politica di smistamento degli immigrati che vedeva coinvolta appunto Manduria come primo ingresso, giustamente come diceva Marco Guidi, se poi questi li dividessimo in varie regioni, 300 a regione sono un nulla. Allora, il problema è questo, li prendono, li portano via, Marco, e dove vanno poi queste migliaia di persone? Beh, tirano ad andare dove vogliono andare, siccome sono tunisini ma non fessi, anche loro, mica vogliono fermarci in Italia, dove non hanno diritti, vengono sfruttati dalle mafie, dalle camorre al sud e dai padroncini al nord che li fanno lavorare in nero, perché c'è anche questo da dire. Sì. È vero che nel sud la camorra, la mafia, l'andrangheta, la Sacra Corona Unita li usano come manovalanza per raccogliere magari i pomodori e le olive, ma nel nord non è che vada meglio, i padroncini li assumono in nero dandogli 300-400 euro al mese. Perciò siccome sono tunisini ma non fessi, tirano ad andare dove si sta meglio, in Germania dove una volta arrivati hanno diritto a un sussidio, in Francia dove ci sono forti colonie di loro connazionali che li possono accogliere e ospitare, in Inghilterra dove la libertà e la democrazia sono lievemente diversi da questo paese. Ho visto un servizio ieri sera relativamente alla frontiera di Ventimiglia, Marco, che in realtà sembrerebbe così chiusa solo sulla lettera, perché poi hanno fatto vedere che bellamente questi attraversano la frontiera a piedi, attraversano la frontiera attraverso sentieri marini, proprio a côté dell'acqua, e insomma che vanno tranquillamente dall'altra parte. Nell'incuria, la Francia non deve perdere la faccia, deve dire jamais. E poi naturalmente jamais è relativo alla chemin de fer, che non è un gioco in questo caso, ma è proprio la ferrovia. Esatto, no? Sì, esattamente. Vabbè, ma sai, questa è un'Europa, diciamocelo, noi stiamo assistendo a quello che è iniziato nel 1914, cioè la finis Europa, no? Il suicidio dell'Europa che è iniziato con la prima guerra mondiale, è proseguito con la seconda e va avanti, malgrado l'Unione Europea noi siamo un continente che perde non solo lentamente di importanza, di peso, eccetera, ma un continente che invecchia, che non sa, che non ha futuro, che non ha coraggio. Basta vedere come ci siamo... Una sfida da raccogliere, per esempio, accogliere l'unico paese islamico democratico nell'Unione Europea per dimostrare la nostra capacità attrattiva, cioè la Turchia, col fischio fuori dalle balle. E la Turchia infatti si è riciclata come media potenza in espansione con questo pensiero che chiamano neo-ottomano, ma questo è solo... Cioè l'Europa, noi stiamo assistendo alla fine dell'Europa e la prova è questa. La nostra generazione ha goduto di un welfare, di pensioni, di assistenza molto buone. Noi già vediamo i nostri figli che senza di noi avrebbero una vita molto grama. Gravare i giovani gravano addirittura sulle pensioni dei nonni quando non sono sulle pensioni o sugli stipendi del babbo e della mamma. Che futuro avranno? Avranno pensioni da 400-500 euro al mese di oggi, che sono una miseria, avranno delle mutue sempre più scadenti o dei servizi sempre più a pagamento. Perché? Perché la società europea decade verticalmente e ormai io credo che
dopo un secolo ormai dall'inizio di questo suicidio, il suicidio stia per compiersi. Certo. Senti Marco, prima di salutarti, voglio una tua opinione su un fatto che accade a Roma, fra i vari disagi che la stessa sta vivendo da molto tempo, c'è quello di Campo dei Fiori. Allora, sì. Campo dei Fiori è diventata una roba impraticabile, è inutile che ti sto a dire cosa accade perché tu lo sai quanto è meglio di me. Siccome però il problema è relativo al centro di Roma, no? Perché non è il ghetto, non è il Queens, non è, capito? È il centro pieno di Roma, è come se all'Alexanderplatz succedesse tutte le notti quello che succede a Campo dei Fiori. Ora, quando a Bologna ci fu un'emergenza analoga con i pub e tutto quello che accadeva e che Cofferati ci mise mano nell'impopolarità poi che ne seguì, no? Perché io ricordo che fu, correggimi se sbaglio, vado a memoria. La storia si risolse però o no? Dopo gli interventi? No, ecco, vedi. Abbiamo adesso queste bande di 13-15 anni che dalla periferia arrivano in centro a rapinare i loro coetanei. E il problema è che quando riesci a fermarli, e non sempre ci riesci, molti, essendo minori di 14 anni, non sono nemmeno punibili. Cioè, la nostra società si sta evolvendo in tutti i modi. Le città, i centri storici stanno diventando quello che erano probabilmente nel Medioevo, dei posti operativi di giorno e dei posti pericolosi di notte. E anche qui temo che ci sia poco da fare, non puoi blindare tutti i centri storici cittadini. Quindi... temo che anche questo, ritorniamo al discorso precedente, cioè la decadenza spaventosa dell'Europa che si manifesta su molti aspetti. È così, va bene. Marco, grazie, grazie. Ah, scusate se non sono stato molto allegro oggi, ma d'altra parte ci penso la russa a tenersi. Sì, dai. Appunto, non c'è da stare allegri. Un abbraccio grande, forte. Buon lavoro, Marco. Marco Guidi. Radio Yes, la radio della città di Roma.